c'erano i miei compatrioti, ma c'era un'altra nazione, un altro popolo, un'altra sensibilità di cui io avevo il dovere di tenere conto. E quindi ho fatto il lavoro che fa un giornalista d'inchiesta. E quindi ho fatto questo lavoro di ricercare documenti, altre testimonianze, documenti. Ho avuto un po' di problemi, è ovvio. Alcuni problemi ce li ho avuti, però poi alla fine insomma le cose emergono. Una cosa interessante dal punto di vista sempre metodologico è che la ricerca dei documenti è difficile perché come sostiene una delle persone che mi hanno contattato, che è un ex agente del SISMI, ormai in riposo, questo ex agente del SISMI dei servizi segreti nostri, mi disse: sa, dottor Agostini, noi no, c'è una storia, i miei parenti, eccetera, mi raccontarono, eccetera, questa cosa che mi fa un racconto di questa storia. Anche quello, insomma, io l'ho pubblicato naturalmente nel libro, tenendo riservata la fonte, mi pare evidente. Poi a un certo punto lui mi dice, sa, poi noi come sistema anti-intrusione per noi è semplice, di un argomento esplodiamo i fascicoli in mille faldoni diversi. Quando arrivavano i magistrati da me mi chiedevano: senta generale, ma perché non ci fa bene queste cose? Ma ce le mette insieme? E lui gli rispondeva: prego, dottore, ci vada lei in quel casino a trovarsi le cose. Ed è esattamente quello che è successo a me, cioè io ho trovato le cose nei posti più impensabili, negli archivi più impensabili, cioè io ho dovuto incrociare diversi archivi, molte migliaia di documenti, fino a tirare di fila più o meno di una storia che fosse verosimile. Naturalmente, insomma, noi non abbiamo contezza esatta di quello che è successo, non possiamo averlo, perché chi compie un'operazione del genere è tenuto al totale silenzio. Né tracce scritte ce ne sono. Non ci sono tracce operative. In questa nuova edizione ci sono tre testimonianze molto importanti. Una di un generale del genio, quindi un esperto in esplosivi, che demolisce la tesi della mina magnetica. Cioè lui dice semplicemente, dice: guardi, dopo 10 anni quella mina che avrebbe urtato il Novorossiysk era un oggetto ormai inerme, non poteva più procurare alcun danno. Questa è una testimonianza tecnica. Poi c'è quella dell'agente del SISMI, poi c'è un'altra testimonianza molto importante, è di un ex incursore di Marina ed ex agente del SIOS, il servizio segreto della Marina Militare, che, come dire, descrive una operatività. Cioè lui, io insomma non posso dare dettagli perché possiamo avere dettagli che possano riportare alla sua persona, ma io ho fatto un'intervista video con lui, quindi una persona assolutamente lucida, quindi lui non solo mi ha descritto esattamente come sarebbe potuta essere questa azione, no? Dal punto di vista tecnico, ma dice sai, in quegli anni, essendo il porto di Sebastopoli, insomma non in guerra, probabilmente le difese sovietiche, come anche dimostra il libro, diciamo il documento che ho pubblicato in uno studio russo, anche le difese del porto di Sebastopoli erano probabilmente, non se l'aspettavano, erano meno deboli, insomma, è plausibile questa cosa, insomma, è ragionevole. E cioè, per noi era farci 4 miglia a ruota ad andare, 4 miglia a ruota a tornare, era una roba
parla di una semplicità su come sta il mare, insomma, per restare, insomma, questo. E in quegli anni di ex incursori della decima MAS che lavoravano per il neonato Stato Democratico, ce ne stavano parecchi, erano tanti, sottufficiali e ufficiali, ed erano in perfetta efficienza fisica, perfetta. Le attrezzature, c'era una pletora di industrie ultra specializzate, l'eccellenza internazionale a livello internazionale, che era in grado di riparare, di costruire. Qui in Italia eravamo migliori, in assoluto. Gli inglesi un po' ci imitavano, ma noi avevamo l'eccellenza assoluta da questo punto di vista. Quindi, insomma, tirando un po' le fila, poi il libro lo leggerete, insomma, io spero, ci si rende conto che in realtà c'erano tutti i requisiti per un'operazione del genere. E lo Stato italiano, 6 anni prima, nel 1949, era perfettamente informato di quanto i fascisti stavano organizzando. Questo documento che è, adesso ci vediamo, questo documento che è esplosivo, documento che racconta che 6 anni prima il Ministero degli Interni, i servizi nostri di intelligence interna, erano consapevoli che organizzazioni, attenzione, non pochi studentelli sbaduti come quelli di Taranto, del Colombo, ma un'organizzazione vera e propria, con l'ausilio di elementi fiduciari della Marina Militare. Che significa? Leggiamo, interpretiamo questo elemento fiduciario. Elementi, uomini di fiducia dello Stato che aiutavano questi extra mezzi militari, mezzi d'assalto a disposizione di questi uomini. Ma qual è il quadro che si delinea? Il quadro che si delinea è il tormento, il dramma vero del nostro paese. Non dal 43, non dal 45, siamo stati occupati dagli americani che non ci hanno più mollato. È molto semplice. Stanno ancora qua. Stanno ancora qua. Nell'industria, intelligence, nelle scelte cruciali economiche del nostro paese. Questa è una storia vera, documentata, non è un'invenzione. L'ambasciatrice Chiara Boffluce va da Achille Lauro a Napoli, fascista, anarchico, e va e dice: ci senti, fammi la cortesia, va. Al mio governo, insomma, tutto questo comunismo che ci avete non ci garba proprio. Quindi, fammi sta cortesia, organizza un po' questa destra estrema, questi ex fascisti, mettili un po' insieme, falli, dagli una spolveratina di democristianità, falli diventare un po' democristiani, ammorbidisci un po', fate un bel fronte anticomunista, per pazienza, no? Ma voi vi rendete, cioè, ci rendiamo conto del livello di interferenza, e questa è storia, non è che ce la stiamo inventando, è una storia documentata nel mio libro. Il mio libro ha una, come dire, può essere letto da diverse prospettive. Questa è una prospettiva che mi sta molto a cuore, perché oggi si parla tanto di tante interferenze. Allora, ma ognuno ha le sue idee che vanno rispettate. Però qui si racconta un'interferenza vera, della CIA, che organizzava i servizi di intelligence paralleli nel nostro paese. Io ne ho trovato documenti, tracce di tutto questo. La CIA, che organizzava già nel 49 le organizzazioni Stay Behind, quelle che precedevano Gladio, nel 95 la commissione d'inchiesta del Senato scrive, e questa è una cosa, una novità di questo libro che mi fa molto piacere, perché è una piccola chicca,
Nel 95 la commissione d'inchiesta stragi e servizi segreti del Senato scrive: noi sappiamo che già dal 49 in Italia c'era un'organizzazione Stay Behind pronta a colpire in caso di invasione sovietica, però non abbiamo documenti per dire. Vabbè, io l'ho trovato il documento e quindi siamo più tranquilli, insomma, abbiamo più certezza. Cioè nel 49 un gruppo di 10 civili va in un'armeria della Marina Militare e con la firma dell'ammiraglio in capo, del comandante Maugeri, prendono in carico un normale, come se io andassi in pizzicheria a prendere il prosciutto. Loro prendono 4 mappe, 20 bombe a mano e non so che, 20 litri di benzina per andare a fare un'operazione riservata in una zona segreta. 10 civili. E questo è la prima traccia di, di un'organizzazione Stay Behind, siamo nel 49, quindi è sicuramente l'organizzazione Duca, non c'è scritto da nessuna parte naturalmente, però insomma è abbastanza plausibile. Quindi vi rendete conto che questa lettura di questa storia è una lettura di grande attualità, di grandissima attualità. È una storia che racconta due cose: che il fascismo non era finito in quegli anni, ma finirà forse nel 68, dicevamo, Lucio Graziani, no, 68 è stato il primo. Secondo, che eravamo saldamente e robustamente occupati dalla CIA e dagli americani.